Buongiorno a tutti, possiamo iniziare, iniziamo da Pugliese, Gazzetta dello Sport. Buongiorno mister, ciao, eccoci buongiorno. Qui. Allora, c'è chiaramente da cancellare l'onta dell'andata, c'è da vincere la partita per tornare in vetta al girone e c'è soprattutto da tenere alta anche la tensione verso la partita di Venezia. È una partita importante, una partita chiave, una partita, come l'analizza quella di domani? Abbiamo 6 punti, siamo in una buona situazione, si dimentichiamo, è impossibile dimenticare, però si dimentichiamo il risultato di Bodo, 6 punti con 2 partite da giocare a casa. La situazione è buona, non è neanche che possiamo dire che domani è una partita decisiva, perché non è una partita decisiva. Abbiamo 6 punti, abbiamo 9 punti per giocare, la situazione non è neanche una situazione di pressione. Però vogliamo finire primi, vogliamo vincere la partita. Non vogliamo dimenticare la partita di Bodo, perché è una partita che tu non dimentica mai, però vogliamo vincere, è così. Så spørsmål var om man må glemme det som skjedde på første kampen, og det er helt umulig å glemme det som skjedde. Vi har 6 poenger, men situasjonen er ikke så verst. Og vi har 9 poenger nok vi kan få, og vi skal ende som første i gruppen, og vi vil vinne i morgen. Grazie. Mangiante Sky. Eccoci. Aso. In questi casi, che strategia c'è anche da parte dell'allenatore? Nel senso, si ridà anche una chance a chi ha fallito in Norvegia? Sperando che magari stavolta sappia che sia un esame molto difficile per lui dopo aver fallito appunto l'andata, oppure si cambia e si cerca di mettere veramente la squadra più forte, perché adesso non si può più commettere errori. Abbiamo sbagliato tutti, non è che voglio dire che ha sbagliato questo o l'altro, abbiamo sbagliato tutti. Abbiamo perso come squadra e domani vogliamo vincere come squadra. Ovviamente che non giocherà la stessa squadra, ovviamente. Anch'io ho detto prima, dopo la partita, che sentivo io stesso che ho avuto troppe paure prima della partita e non ho avuto paura della partita. Ho avuto paura del campo, ho avuto paura del freddo, ho avuto paura degli infortuni, ho avuto paura di stanchezza, ho avuto paura di tutto e non ho avuto paura di una sconfitta. Ho sbagliato io, abbiamo sbagliato tutti. Domani non giocherà la stessa squadra, no. Ok, spørsmål var om noen spillere som spilte på den første kampen spilte ikke så bra, og skal treneren gi dem en andre mulighet for å spille? Og han mente at alle har tatt en feil, og vi tapte som et lag, og i morgen skal vi få prøve å vinne som et lag. Jeg var bekymret før kampen, var bekymret for kaldt, for spillerne som ble skadet, men på kampen var jeg ikke sånn, og så jeg skal ikke bli i morgen. Maida, il Corriere dello Sport. Buongiorno. Si può fare un passo indietro o dobbiamo parlare solo della partita? Per sì, capire. Solo della partita o della Conference League o della partita di Bodo, se vuoi, però della Conference League. Ok, no, allora le faccio un discorso, una domanda più generale sulla situazione della Roma in questo momento in relazione alla partita di domani, visto che poi ci sarà anche Abraham
Abraham in conferenza stampa, e lui, diciamo, è il grande colpo di mercato, il giocatore che comunque su cui la Roma ha investito di più e finora non ha reso secondo le aspettative. Le chiedo, è un problema di squadra o è un problema di adattamento, di tempo che deve avere il ragazzo per capire meglio la Roma? Il problema siamo sempre noi, non è l'individuale, il problema siamo sempre noi. E un giocatore che viene di una cultura diversa, cultura calcistica, cultura arbitrale, cultura anche sociale, penso che non è mai facile, però ha iniziato abbastanza bene, ha creato secondo me un impatto positivo e adesso vive un momento non speciale, però è un grande giocatore, abbiamo fiducia di lui e nessun problema. Tornerà a giocare meglio, segnerà, nessun problema, abbiamo fiducia totale. Man forventet mye mer fra Abraham på begynnelsen av sesongen, men det var ikke sånt å spørsmål om det var et problem, og det er et problem. Og treneren mener at det er ikke noe problem. Han er en fantastisk spiller. Han kommer bare fra en forskjellig kultur. Når det går om fotballsamfunn og dommeren også, man må trenger bare tid. Pastore e romanista. Buongiorno. Buongiorno. Scusa. Lei è qui da qualche mese, e ormai è andato via quasi un terzo delle partite della stagione. Volevo sapere se rispetto alle altre piazze in cui ha allenato ha riscontrato differenze negli arbitraggi e anche nelle sanzioni successive. Non parlo né di arbitraggi, né parlo di Serie A. Due domande. Il dommeren i forskjellige kamper, men trener vil ikke snakke om det. Leggo Balzani. Buongiorno mister. Ciao. Sono qui. A proposito del problema gol di Abraham, ma non solo di Abraham, sia col Cagliari che col Milan si è visto nel secondo tempo un modulo diverso, che forse ha creato anche maggiore densità offensiva. È una soluzione che può venire anche dal primo minuto nelle partite che vedremo? Non parlo di quello che abbiamo fatto in Serie A. Spørsmål denne gangen var om Serie A på sesongen og i de andre omgangen på de siste to kamper. Var modulen forskjellig, og kanskje skal det bestemme seg for å gjøre det samme, men han vil ikke svare på dette spørsmålet. Oricchio, Teleradio Stereo. Buongiorno mister. E dopo circa un anno di inattività per problemi fisici, Zaniolo è tornato a essere un punto fermo della Roma. Le volevo chiedere una valutazione sua sulla crescita atletica del calciatore e su cosa può ancora lavorare per migliorare. Grazie. Due anni dopo due anni di infortuni non è facile. Non è facile. Per esempio contro la Juve si è sentito un po' la paura di un giocatore che ha sofferto tanto e che sono di queste paure che è normale, che solo il tempo può aiutare a dimenticare. Secondo me fisicamente sta bene, fisicamente sta fortissimo. Ci sono dei dettagli dal punto di vista tattico che deve migliorare, che deve imparare. Secondo me è normale, quando tu hai 23, 24 anni e principalmente quando hai perso, fra virgolette, due anni della tua carriera in dipartimento medico, ci sono delle cose per imparare, sì, senza dubbio. Però, bravo giocatore, professionista che lavora, che piace lavorare ogni giorno,
Sono soddisfatto. Ok, spørsmål var om Zaniolo var trener tenker om Zaniolo, har utviklet seg i de siste måneder. Og han mener han har vært skadet egentlig 2 år, og derfor må han forbedre. Og det er ikke lett for ham å spille igjen og være samtidig bekymret for mulige nye skader som han kan få. Men han er ung, og han er en fantastisk spiller og professionell. Valdiserri, Corriere della Sera. Buonasera. Sera. Lei ha detto spesso che il livello del calcio italiano rispetto alla sua prima esperienza in certi campi è migliorato, per esempio tante squadre vogliono giocare la palla. Secondo lei è migliorato anche l'immagine del calcio italiano all'estero, oppure abbiamo ancora fatto troppo poco? Penso per esempio al problema del razzismo negli stadi, o come è successo a Bergamo che un portiere è stato colpito da una monetina. Siamo più indietro rispetto a 10 anni fa? È un campionato dove si gioca molto bene. Le squadre hanno qualità, i giocatori hanno qualità, allenatori hanno qualità, allenatori di differenti generazioni, però allenatori che si preoccupano non solo con, ovviamente con il risultato, però anche cercando di giocare con ambizione, cercando di giocare bene, e in questo senso sono veramente soddisfatto di essere qui con voi. Spørsmål var at nivået til italiensk fotball har forbedret seg mye når det gjelder om spillere og lag. Kan vi si det samme når det gjelder om fotballfans, for det var oppførelser, rasistiske oppførelser i de siste kampene i Serie A? Og svaret til treneren var at spilleren har forbedret seg mye, og han er veldig glad i det, og han er fornøyd av sitt lag. Facciamo l'ultima, Austin, il tempo. Siste spørsmål. Buon pomeriggio, mister. Volevo chiederle se si fida ancora come quest'estate, visto che l'aveva elogiato tante volte insieme a Borja Mayoral, di Shomurodov, visto che nelle ultime due partite la prima opzione della panchina in attacco è stato un ragazzo giovane come Felix. Mi fido di tutti, però ci sono dei momenti dove i giocatori non stanno nel suo meglio momento, specialmente a livello di fiducia. E quanto a Felix, è un giocatore che ovviamente domani non sarà in lista, però è un giocatore con qualità che noi non abbiamo. È un giocatore che cerca movimenti che noi non facciamo tanto. Siamo una squadra con tanti giocatori che vogliono palla in piede, abbiamo pochi che vogliono palla nello spazio e che sono anche aggressivi come lui, senza palla, il modo di pressare, il modo di trascinare la squadra per un blocco più alto. Il ragazzino è lontanissimo di essere un prodotto finito, è lontanissimo di essere un giocatore che si può dire giocatore fatto, perfetto, già per essere un titolare nella prima squadra di una squadra come la Roma, però ha un profilo che merita lavorare su di lui. Il meglio modo di lavorare su di lui è anche di dargli opportunità di giocare in prima squadra. Allenare con noi ovviamente che è molto buono, per lui e per gli altri che allenano con noi tante volte, Missori, Volpato, tutti questi ragazzi che lavorano con noi. Però una cosa è lavorare, un'altra cosa è avere anche la possibilità di giocare, e giocare in prima squadra è il modo per accelerare questo processo. Però fiducia di Mayoral, fiducia di Shomurodov non cambia, ho fiducia. Ok. Spørsmålet var om Shomurodov og eller
Han tror på Shomurov som spiller. Han ung, han må trene, han trenger tid for å forbedre seg. Han har kvaliteter som andre spillere i dette laget ikke har, men han tror på ham slik som han tror på Borja Mayoral. Sono norvegese qui? Sì. Complimenti al Bodo perché hanno vinto il campionato. Lo so, gratulerei al Bodo per di aver vinto questa Songen. Menerhan. Grazie. Grazie mille. Devi aggiungere una sedia. Devi fare, cioè il nostro devi fare la traduzione in inglese e tutto devi fare in norvegese. Cambi parla parlare in inglese. Sì. Perché mi chiedevano perché giocano in inglese, sono tutti a cannonissimo con l'inglese, quindi non so se per velocizzare potete pure fare. Sì, sì, se a loro va bene. Se a loro va bene. Chiedo un attimo, sì, chiediglielo tu il microfono. Se a loro va bene fare solo in inglese, perché non c'è più. Bare et spørsmål. Nå presskonferanser skal bli på engelsk og oversatt til italiensk fra denne tolken. Ciao. Og om dere bruker en oversettelse fra engelsk til norsk, dere kan si det nå, ellers skal jeg ikke oversette. Trenger dere en oversettelse fra norsk til italiensk? Ok. Det var det. Va benissimo, non ne ho bisogno. Va bene solo l'inglese? Sì. Un Dan Brooker. Iniziamo. Pugliese, Gazzetta dello Sport. Eccomi qui, ciao Tammy. Ciao. Io volevo chiederti, sei partito molto molto bene, poi nell'ultimo mese hai fatto forse un pochino più fatica. Se, come valuti questo momento tuo attuale e se ci sono delle difficoltà e poi se è possibile una curiosità, a fine partita dopo il Milan Mancini ci ha detto che il rigore dato su Ibrahimovic in Premier sarebbe stato considerato quasi ridicolo, insomma sarebbero messi